Grazie a tutti. Però vedete, il problema qual è? Non è che lui fa un'analisi come quando andavamo a scuola, i buoni e i cattivi. Non esistono buoni e cattivi. Quello che fa non onore a qualcuno di voi, e io questo ve lo dico da 18 anni e più che sto qua, è quando uno legge delle cose inventate di Saviano. E io delle volte rimango ancora, perché ci sto con amore, con fede, e spero sempre che le cose cambino. Allora io prendo il telefono, chiamo il giornalista e dico: ma scusami, ma perché tu hai scritto questa inesattezza? Io devo riempire pagine, non riesco a parlare con nessuno di voi. Ma non è una buona ragione, perché il giornalismo, secondo me, poi voi la potete pensare in maniera diversa, non si fa in questo modo, perché diventa anche una professionalità vissuta in maniera squadra. Cioè, se io sono un vero professionista come è Giordano, per esempio, ieri ha scritto un articolo su di me, su quello che avevo detto, dirompente sul piano della diversità, no? Perché lui è uno che scrive, non è uno che...